Ciao amici, sapete qual è il modo più facile per depurarsi dalle tossine? Una di quelle pratiche esotiche stravaganti? Non proprio. È mangiare. Se il cibo sbagliato è il primo responsabile delle tossine all'interno del corpo, il cibo giusto sarà l'alleato numero uno per fare detox e depurarci. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. A sostegno di questa tesi c'è lo studio di una vita del dottor Mark Heyman, direttore del Cleveland Clinic Center for Functional Medicine e autore di diversi libri. Anche io lo sostengo da 25 anni come naturopata e ho aiutato centinaia di persone a fare detox mangiando i cibi giusti. Ecco come potete farlo anche voi con l'aiuto della scienza. Colazione, stop a brioche, merendine piene di zuccheri e anche al caffè. Niente caffè! E chi ce la fa a partire? Ecco il mio segreto. Bevete acqua calda e limone, come spiego in questo video, e il caffè non servirà più. Spuntino, si può bere una spremuta o un frullato detox, bene arancia, pompelmo, kiwi e verdure verdi. Pranzo, verdure in quantità, cotte e crude, con pane, pasta o cereali, ma tutto integrale. Spuntino, ancora spremute fatte in casa e frullati detox con un po' di frutta secca. Cena, zuppe e vellutate di verdure con legumi e frutta di stagione. Bene le mele dall'effetto chelante, in grado di depurare dai metalli pesanti. Mi sembra facile. Sì, lo è. La cosa importante è evitare cibi confezionati, ricchi di sostanze chimiche che intossicano il corpo e rallentano il metabolismo. Se volete vedere altri consigli detox, potete guardare i video in questa playlist. Per seguire tutte le nuove uscite, iscrivetevi al canale. È facile, con un clic così, e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Mangia sano e vivi meglio. Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri ed ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!